A Cattolica Eraclea si è svolta una manifestazione antimafia. Nello stesso giorno, però, ignoti hanno dato alle fiamme un magazzino di proprietà di un'impresa edile del luogo. A Cattolica Eraclea si è svolta una manifestazione antimafia. Su iniziativa dell'amministrazione comunale è stata inaugurata la piccola villetta comunale che è stata dedicata alle vittime della mafia. Poche ore prima, però, sempre a Cattolica Eraclea si è verificato un atto intimidatorio. Ignoti hanno dato alle fiamme un magazzino di proprietà di un'impresa edile del luogo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni, che comunque ammontano a circa 10.000 euro. L'impresa, di proprietà di Giuseppe Sciascia, già lo scorso anno era stata vittima di intimidazioni mafiose.